sindaco, un sit-in dei commercianti e degli abitanti che abitano qui appunto al Viale della Vittoria. Una situazione molto precaria, ecco cosa si sta facendo. Bisogna attendere l'iniziativa della magistratura che ha previsto intanto la nomina dei periti che faranno in contraddittorio con quelli dei proprietari un sopralluogo. A noi siamo interessati a conoscere in tempi, diciamo, che la magistratura riterrà necessari ciò che serve a poter realizzare quelle operazioni di messa in sicurezza in carico al privato che ci consentano di poter riaprire in condizioni di assoluta sicurezza la strada e fare in modo che grande parte degli esercizi commerciali che per ragioni di perimetrazione dell'area di sicurezza in questo momento vedono gravissime difficoltà alle proprie attività. Chi chiuso, chi non è chiuso ma trova difficoltà a fare in modo che i propri clienti possano arrivare al punto di vendita. E quindi siamo qui per monitorare, d'intesa anche con gli abitanti della piazza Cavour e anche delle attività commerciali che qui ci sono. I due crolli occorsi giorno 18 e poi giorno ieri naturalmente hanno posto in seria difficoltà i commercianti che sono rimasti. Non soltanto il dramma di chi ha dovuto chiudere la saracinesca ed essere sgombrato dalla propria casa, ma naturalmente questo nuovo crollo e quindi la chiusura di questa arteria fondamentale che è il Viale della Vittoria pone dei grossissimi problemi per quanto riguarda le strutture diciamo, commerciali della zona. Abbiamo invitato per questo sit-in anche il sindaco, c'è stata una grande partecipazione appunto dei cittadini e dei commercianti e naturalmente abbiamo accolto quello che è lo stato dell'arte, quello che ci ha detto naturalmente il sindaco di quello che sta succedendo materialmente in queste ore. E naturalmente aspettiamo che si metta in sicurezza quella che è la restante parte di cornicione che è rimasta in piedi e augurarsi che appunto nel più breve tempo possibile la magistratura metta in condizione di poter riaprire una parte del Viale della Vittoria e quindi di tornare un pochettino a sperare in un futuro sicuramente un po' diverso rispetto a quello che di come lo immaginiamo adesso. Negozi chiusi, oggi siete scesi proprio qui per parlare con il sindaco. Ecco cosa avete chiesto? Abbiamo chiesto ovviamente con i tempi tecnici i problemi che ci sono e di fare in modo il prima possibile di avere dei chiarimenti affinché magari parte parziale della strada possa essere riaperta perché il danno economico che si sta creando è veramente esagerato. Qua ci sono attività che rischiamo seriamente di chiudere, alcune già hanno preso l'iniziativa perché si trovano in grave disagio. E quindi ci troviamo in questa condizione. Ora il sindaco ci ha assicurato che con i tempi tecnici comunque si stanno muovendo con le autorità competenti e speriamo che a giorni già abbiamo delle risposte concrete su qualche stato di avanzamento dei lavori. Allora, il primo pensiero, come ho detto già prima, va al collega Calogero Saieva che sta vivendo la situazione più difficile. Per noi e per gli altri tutti i commercianti è sicuramente un periodo difficile, nel senso che chiudere una strada come il Viale della Vittoria in un momento come questo è una cosa veramente problematica. Spero che la magistratura faccia il suo corso, spero che il Comune si impegni immediatamente a ripristinare questa via, sia per me sia per i miei colleghi, perché siamo dei piccoli imprenditori che abbiamo dei dipendenti a carico, che paghiamo le tasse e che comunque ogni fine mese dobbiamo fare dei conti, o con la strada aperta o con la strada chiusa, quindi spero tutto si risolva presto.